Io penso che questa sia un'operazione di grande strategia, perché si mettono insieme due banche solide, sane, attive sul territorio, e rafforzano certamente la possibilità di essere a sostegno di questi territori, dello sviluppo, in maniera molto più forte e consolidata. Quindi certamente un'operazione di largo respiro e di grande lungimiranza. È meglio fare accorpamenti, fare fusioni costruttive nei momenti in cui si è forti che nei momenti in cui c'è il bisogno. Quindi questa è veramente un'operazione molto, molto positiva, anche la federazione l'ha vista bene fin dall'inizio. Sì. Ho visto anche un certo dispiacere, perché forse fino ad un certo punto si era pensato che ci potesse essere una fusione a tre. Beh, all'inizio si era parlato di una fusione a tre, poi il credito cooperativo reggiano ha avuto problematiche diverse e certamente si è sospesa. Cosa potrà succedere nei prossimi anni o nel prossimo futuro non lo so, però certamente sono percorsi che, se sono positivi, si possono riaprire. Oggi il credito cooperativo reggiano deve fare il suo percorso, rafforzarsi e ristabilire la sua presenza sul territorio, però certamente nulla vieta che si possa poi in futuro, naturalmente sono progetti che dovranno pensare il consiglio di amministrazione, però si può sempre ragionare. Per noi fusione fatta, penso che deve avvenire lo stesso nell'altra banca, perché la fusione si fa in due. Da parte nostra noi siamo pronti, abbiamo approvato la fusione e attendiamo di compiere l'atto formale di costituzione della nuova società. È un'assemblea partecipata, molto partecipata sia dal punto di vista numerico, ma voglio dire partecipata anche dal punto di vista emotivo e proprio di partecipazione all'argomento. Gli interventi che abbiamo avuto sono stati convinti, sono stati di persone informate, sono stati di persone appassionate di questa banca e di questo territorio. Mi commuove la commozione del nostro presidente Scalabrini, mi commuove la commozione di qualcun altro che vedo in giro, ma credo che sia la commozione del papà che porta la sposa all'altare, non altro. Diciamo che il futuro darà ragione a questo atto comunque di coraggio? Io credo di sì, anche se, come ho detto nella mia relazione, non avremo mai la controprova, il futuro ci darà ragione, perché le dimensioni oggi non possono più essere quelle delle nostre piccole banche. Ci attendono dei tempi molto molto difficili, anche la nicchia, che una volta dicevamo le nicchie, bisogna vedere quanto è piccola la nicchia. Si diceva piccolo è bello ancora, ma intendiamoci su cosa vuol dire piccolo, perché ci sono tanti gradi di essere piccoli. Bisogna raggiungere una soglia minima di dimensione che consenta di fare le cose che oggi noi abbiamo prospettato nelle relazioni che abbiamo fatto. Direttore, allora una conclusione con apoteosi, ma al di là del risultato schiacciante, vuol dire che il progetto è stato, come dire, accettato ma anche capito. Sì, direi che il progetto è importantissimo e fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, perché queste due banche insieme sono sicuramente benzina al motore della nostra economia e soprattutto sostegno alla nostra società. Per questo motivo è stato sostenuto, creduto, capito. Ovviamente a Cavo, la zona d'origine della banca di Cavo e Sassuolo, un po' di malinconia in alcuni soci fondatori è rimasta ed è anche doveroso accettarlo, però siamo molto contenti, molto soddisfatti che sia stato invece apprezzato dalla globalità dei nostri soci e immaginiamo anche dalla globalità dei nostri clienti. Come si dice in queste occasioni, adesso si comincia a lavorare in forma più allargata, ma si comincia a lavorare in modo diverso. Sì, sicuramente adesso inizia un nuovo percorso, a dire la verità è già iniziato sotto un certo punto di vista, adesso a livello pratico proprio dovremo cominciare a pianificare, a mettere appunto in pratica il progetto, che vuol dire appunto organizzare l'attività della nuova banca, promuoverne il messaggio e la mission sul territorio, preparare i colleghi e tutti anche
i nostri dirigenti, nonché il Consiglio di amministrazione, a gestire e ad amministrare una nuova realtà che, quindi, essendo più grande, lavorando su un territorio in modo più compiuto, più presente, più distribuito, sicuramente porta con sé anche maggiori responsabilità, tantissime motivazioni, tantissimo entusiasmo e un'identità da aggiornare, da adeguare in tutte le nostre componenti. Like the world is all-